Uno dei sette ragazzi del branco ha già confessato la prima drammatica conferma della violenza di gruppo che si è consumata al Foro Italico a Palermo la notte del 7 luglio. Vittima, una ragazza di 19 anni, è arrivata sabato scorso. Uno degli arrestati, che ha appena compiuto 18 anni, ha raccontato davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni tutto l'orrore di quello stupro. Una confessione piena, concordata con il suo difensore, ad inchiodarlo alle sue responsabilità. Infatti, ci sono le immagini di uno dei video ritrovati dai carabinieri nel telefonino di uno degli arrestati. La confessione ha portato alla scarcerazione dell'indagato, che era finito in cella venerdì scorso. Per la giudice, la confessione e l'assenza di precedenti penali da parte del giovane sono elementi sufficienti perché possa andare in comunità. Non la pensa così però la procuratrice per i minorenni, che ha annunciato appello contro il provvedimento del GIP, trattandosi di fatti particolarmente gravi. Il video finito agli atti dell'inchiesta ha svelato che il giovane all'epoca dei fatti minorenne è stato uno dei più violenti. Inizialmente non era stato identificato, la vittima non lo conosceva, poi le indagini dei carabinieri sono arrivate a lui. E oggi in tribunale si stanno tenendo le audizioni degli altri tre arrestati di venerdì. Il resto del gruppo era finito in carcere all'inizio di agosto. E sullo stupro di Palermo sui social continuano i post di denuncia, l'ultimo quello del cantante Ermal Meta, che scrive: servono punizioni esemplari e certezza della pena.